Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Allora, buona domenica, oggi è domenica e come avete visto dall'incipit del video non è iniziata proprio nel migliore dei modi. Difatti mi vedete ancora così per aria. Oggi è il giorno in cui devo fare l'albero, quindi mi ero organizzata tutta la giornata, ma che cosa è successo? È successo che il congelatore verticale ha deciso di abbandonarci dopo tantissimi, tantissimi anni, perché credo di averlo dal 98, forse 99, adesso non vorrei dire una cosa per un'altra, però è veramente da tantissimi anni che ce l'ho. Tra l'altro, un regalo di mia sorella che non lo utilizzava più, quindi esisteva già da prima. Prima sentivamo dei rumori provenire dalla cucina, soprattutto mia figlia mi ha detto: "Guarda, che io continuo a sentire stock, stock." Ma ho detto: "Che rumore è?" Sono andata a vedere e proveniva da dentro il freezer. Come quando lo si sbrina che cadono i pezzi di ghiaccio. E infatti l'ho aperto e c'era il disastro, nel senso che si è scongelato o semiscongelato tutto. Normalmente quando viene spento mantiene la temperatura per 10 ore, quindi vuol dire che si era rotto ben prima, probabilmente già da ieri che si era rotto. Ovviamente ha fatto tutta la notte così e tutte le cose dentro erano sgelate o semi scongelate. Allora, come penso sappiate, una cosa che si scongela non si può ricongelare, ovviamente, a meno che però non la si cucini. Quando viene cotta si può congelare di nuovo. Quindi adesso io che cosa posso fare? Solo mettermi a cucinare tutto. Vi elenco brevemente che cosa c'era dentro. Allora, c'era una confezione di sovraccosce di pollo che cucinerò e farò come sono abituata a fare le caramello, praticamente le cucino a fuoco lento, 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 che diventano croccantissime e morbide dentro e si caramellano un po' e poi le congelerò. Poi c'era uno spezzatino che comunque era quello che era previsto oggi a pranzo. Avevamo pensato di fare spezzatino, intanto è salita qui Stella, ve la faccio vedere, la mia amica. Dicevo, era quello che dovevamo mangiare per pranzo, appunto lo spezzatino con l'insalata, ma tra le cose gelate c'era mezza confezione di crocchette di patate e quelle quindi le cucinerò e i miei figli le mangeranno come contorno allo spezzatino. Anziché fare lo spezzatino con le patate, farò lo spezzatino con le carote, di modo che di contorno hanno le crocchette di patate. Io le crocchette non le posso mangiare perché sono impanate, ma tra le cose che si sono sgelate c'era una mezza confezione di fagiolini surgelati, quindi quella me la cucino per me. E questa è la cosa che mangeremo, queste sono le cose che mangeremo a pranzo. Dopodiché, appunto, vi ho detto il pollo che andrò a congelare. Poi c'era una bustona di piselli fini o finissimi, non mi ricordo, di Eurospin, e li andrò a cucinare e farò, poi li porziono in varie vaschette e li congelo. Poi c'erano due hamburger di scottona che non sono ancora proprio scongelati del tutto perché erano nella parte più sotto, quindi probabilmente si è scongelata prima la roba che era sopra, non lo so. E li ho messi in frigo e domani per pranzo i miei figli si faranno il panino hamburger. Poi c'era una confezione di vongole surgelate, sempre prese da Eurospin, e farò un sugo alle vongole che poi appunto congelerò. Viene fuori, penso, un sugo per tre porzioni, quindi noi siamo in tre e quindi andrà benissimo. Poi avevo due bustoni di minestrone surgelato. Io questi bustoni li compro ogni tanto e li tengo in freezer. Perché tante volte faccio così le vellutate, non sempre le faccio io, magari con zucca, patate, cipolla, ma a volte prendo questi minestroni, siccome soprattutto mio figlio non è che mangia tante verdure, ma sotto forma di passate, di vellutate, le gradisce e sinceramente anche io e mia figlia amiamo molto le vellutate, soprattutto in questo periodo, e di solito appunto le faccio con il bimbi. Vado a farle come se fosse verdura fresca, stesso procedimento, quindi adesso andrò a farle entrambe, quindi entrambe le bustone, farò delle vellutate che poi sempre congelerò e poi mi pare che non ci fosse altro, ci sono due pezzi di pane, ma li mettiamo in frigo e li mangeranno i miei figli domani sera, io il pane non lo posso mangiare, cioè ho il mio pane da celiaca e quindi quello lo mangiano loro.
Poi mi pare che non ci fosse altro. È tutto, però devo mettermi ovviamente a cucinare tutta questa roba. Quindi la mattinata se ne andrà via così e ho deciso, facciamo di necessità virtù, di farvi vedere un po' le preparazioni che farò. Quindi invece di arrabbiarmi, perché a volte è facile perdere un attimo la lucidità quando succedono questi imprevisti, perché ti trovi l'imprevisto, avevi organizzato la giornata in un altro modo e in più del lavoro da fare. Ma invece se si prova a vederla in un modo diverso è più bello, cioè le cose cambiano. Per esempio, farò il video, quindi ho del materiale per farvi il vlog. Avrò una scorta per i prossimi giorni di cose, contorni, sugo, cose già pronte. E come ha detto mia figlia, ha detto, beh, abbiamo una mattinata diversa dal solito, c'ha ragione perché ci mettiamo di là e cuciniamo. E poi, più tardi, farò l'albero e vi farò vedere anche quello. Allora, ho fatto un soffritto, ho versato la passata per dopo aggiungere le vongole. Intanto qui sto cuocendo i piselli che erano surgelati e basta praticamente coprirli d'acqua finché saranno cotti. Ho messo anche qua un po' di cipolla. Sto finendo di scongelare queste sovracosce di pollo che appunto erano mezze scongelate. Questi sono i due hamburger che vi dicevo che ancora non sono scongelati del tutto. Difatti li metterò in frigo per domani e questo è lo spezzatino che era comunque già previsto a pranzo che cucinerò con i bimbi. Preparerò questo contorno di fagiolini, qui invece ci sono le due buste di minestrone con le quali poi preparerò sempre con i bimbi, dopo però più tardi, delle vellutate. I due pezzi di pane che erano completamente scongelati li chiudo bene dentro questo sacchetto e li ripongo in frigo così sono buoni anche domani. Questo è il sugo alle vongole pronto, ha un profumino delizioso e va bene per condire la pasta per tre persone, quindi lo congelerò quando sarà freddo. Qui ho aggiunto della pancetta affumicata ai piselli, una volta che si è rappresa quasi tutta l'acqua li ho messi in un pentolino più stretto perché si va meglio. E qui c'è il bimby che ha iniziato a cuocere lo spezzatino. Nel frattempo, per non incasinarmi troppo con tutte queste cose che devo preparare, lavo a mano le cose che uso. Infatti, vedete che nel secchiaio non c'è nulla. Ed ecco pronti anche i piselli con la pancetta, una bella quantità ne è venuta fuori. Poi, quando saranno freddi, congelerò. Metto tutto nella cella freezer del frigorifero. Allora, questo è il pollo, ho scaldato bene la padella, non aggiungo nessun tipo di condimento. Vedete, non c'è olio, non c'è nulla perché loro butteranno fuori il loro grasso. Io di solito uso un metodo tutto mio, quindi non aggiungo niente. Intanto li metto a cuocere con la padella già ben calda dalla parte della pelle, come prima cosa. Fuoco bello vivace. E vado a coprire per evitare schizzi, ma anche perché rimanga comunque morbido. Adesso vi faccio vedere, vedete che ha buttato fuori il grasso e da un lato, dal lato della pelle, già un pochino si è cotto, quindi lo vado a girare completamente, faccio la stessa cosa, copro con il coperchio. Aggiungo un po' di spezie, in questo caso aggiungo l'erba cipollina, ci metto adesso un po' di sale. E continuo la cottura. Abbasso la fiamma al minimo, sempre con il coperchio, e adesso vi faccio vedere come si stanno dorando. In questo modo qua vengono croccanti fuori e molto morbidi dentro, lasciando il coperchio, però la fiamma deve essere lasciata sempre al minimo adesso in questa fase. Qui ho messo a bollire intanto i fagiolini, sto aspettando che l'acqua riprenda il bollore perché li ho buttati dentro e ovviamente si è fermata un attimo. Abbiamo il bimby che sta continuando la cottura, mancano 11 minuti e 40 alla cottura dello spezzatino. Nel frattempo vado a cuocere le crocchette nel forno. Salto i fagiolini in padella perché la mia nutrizionista di anni fa mi ha spiegato che le verdure bollite vanno sempre poi fatte saltare in padella con un po' di olio per evitare che provochino ritenzione idrica, quindi evaporano un po' tutti i sali che sono contenuti. Nel frattempo è quasi pronto il pollo, vedete com'è un po' caramellato? Adesso lo girerò e lo farò caramellare anche dall'altra parte. In questo modo qua il pollo viene bello croccante fuori con una bella crosticina, ma resta morbido dentro per via del coperchio che mantiene l'umidità. E questo è il pranzo per me, i fagiolini.
con lo spezzatino e per i miei figli le crocchette con lo spezzatino. Adesso vi faccio vedere che per preparare le vellutate il bimbi si lava da solo. Basta riempirlo un po' d'acqua, mettere una goccia di detersivo, scaldare un po' l'acqua e dopo, quando è calda, farlo andare, vedete, farlo andare a velocità abbastanza elevata, di modo che si lavi bene anche nelle pareti. Dopodiché basta semplicemente sciacquarlo, infatti adesso vi farò vedere quando lo apro che si è ben pulito, quindi basta sciacquarlo ed è pronto all'uso un'altra volta. È avanzato un pochino di spezzatino, vado a fare una piccola porzione che congelerò e il sugo in più lo congelo anche questo perché io lo utilizzo per condire la pasta. È un sugo bello denso, super super saporito, buonissimo. Ecco qua, vedete che meraviglia. Gli metto anche il suo olio che ha buttato fuori in cottura per mantenerlo morbido. E finalmente, dopo il dovere e il piacere, facciamo l'albero, vi lascio le immagini e vi ringrazio per aver seguito il video.